Tutto al Franchi profuma di Champions League. Nel conto le aspettative delle due squadre, delle tifoserie, ma anche la paura che per l'ennesima volta attorno e dentro il calcio prevalga la violenza sulla ragione. La Fiorentina ha un punto in più in classifica grazie alle 14 vittorie casalinghe e ai 25 punti arrivati con le 25 reti che fanno di Luca Toni il giocatore più determinante di questo campionato. I numeri nella Roma sono nelle 8 vittorie esterne, nelle 57 reti segnate, nella capacità di giocare senza una punta di ruolo, nel poter fare a meno di Francesco Totti e presentare un centrocampo esplosivo, perché tutti sono in grado di fare male all'avversario di turno, anche i difensori compaiono nel tabellino dei marcatori. Un minuto e la Fiorentina si porta in vantaggio con Luca Toni. Tutto nasce da una punizione battuta da Danelli. Quando il pallone arriva sul destro dell'attaccante, l'1-0 è confezionato. L'ultimo passaggio di Jimenez, la Roma protesta chiedendo il fuorigioco dell'attaccante. Luca Toni festeggia la rete numero 26 come Ambria e Battistuta e nella storia della Fiorentina. La Roma replica al 7° minuto, Taddei agevola l'inserimento di Perrotta in anticipo su Lobons senza poter dare profondità al destro. Dacur vede Lobons fuori dei pali e ci prova dalla distanza, 10 centimetri sopra la traversa. La Roma è un rullo compressore, gioca di prima nello stretto. La difesa viola fa fatica ad intercettare il pallone. L'errore più clamoroso è però di Perrotta, che gioca sui piedi di Jorgens, quello dell'1-1. Il danese lo ritroviamo subito dopo in azione offensiva con Jimenez. Sul destro centrale non ha problemi Doni. Quelle della Fiorentina sono autentiche folate offensive, 2-3 passaggi al massimo per arrivare in zona tiro. Il destro di Fiore è fuori. 35esimo calcio di punizione per la Roma. La testa di Perrotta vede il palo più lontano, lo inquadra, Lobos fa il miracolo e manda il pallone in calcio d'angolo. È una bella partita, ma le occasioni arrivano sulle palle native. Toni non aggancia, due passi da Doni. L'1-0 del primo tempo è la fotografia della partita. La Roma attacca in massa e sa far girare la testa agli avversari. La Fiorentina è pericolosissima negli ultimi 20 metri. In avvio di ripresa, rischiare e la squadra viola, un errore difensivo consente a Taddei di battere a rete da buona posizione. Lobos manda in angolo. La partita resta vivace, la Roma prova a schiacciare la Fiorentina nella tre quarti, senza trovare però il terminale giusto in mezzo all'area. Alla 18esimo Prandelli riscrive la Fiorentina, esce Fiore per Božinov, Jimenez si sposta a sinistra, Spalletti risponde richiamando in panchina Rosi per Okaka, sarà lui il punto di riferimento in mezzo all'area. Prandelli rinforza il centrocampo con inserimento di Montolivo. Esce Toni anche perché dolorante da qualche minuto. Nella Roma entra anche Karja per Dacur. Panucci mette il pallone dentro per la testa di Cuffré, bravissimo nel riprendere la respinta di Lobos e realizzare la rete del pareggio. La Roma raccoglie così i frutti della pressione quasi ininterrotta sulla difesa della Fiorentina. Cuffré ha il grande merito di crederci sia nella conclusione di testa che sulla pronta respinta del portiere della Fiorentina. I padroni di casa sanno replicare con Božinov, Motolivo e Jimenez. L'azione si chiude con Panucci che si procura con grande mestiere un calcio di punizione. Entra Tomasi, autore all'andata della rete romanista, esce Taddei, ma ormai le due squadre si accontentano dell'1-1. Nemmeno i 4 minuti di recupero concessi dalla signor Messina riescono a schiodare le due squadre dal pareggio.